Ciao a tutti, bentornati per la seconda parte della guerra di Crimea che riprendiamo dove abbiamo lasciato la settimana scorsa, l'inizio delle operazioni militari nella penisola di Crimea. Dopo alcuni ritardi dovuti al maltempo e al colera, che ricordo in questa guerra è stato davvero terribile, a metà settembre 1854 le truppe alleate sbarcarono nel Golfo di Kalaminskij, nei pressi della città di Eupatoria, a una cinquantina di chilometri da Sebastopoli. Un primo scontro si verificò nei pressi del fiume Arma. Gli alleati si trovarono inizialmente in difficoltà e vennero respinti, e il resto dello scontro fu così violento che quando gli alleati riuscirono finalmente ad avere la meglio, erano troppo esausti e a corto di munizioni per inseguire i russi che nel frattempo si stavano ritirando verso Sebastopoli. Verso fine settembre i britannici occuparono il piccolo ma strategico porto di Balaklava, a sud di Sebastopoli, e intorno alla sua riconquista si scatenò una battaglia che divenne famosa per vari avvenimenti. Per proteggere la testa di ponte da un distaccamento della cavalleria russa, un reggimento di fanteria Highlander gli si piazzò proprio davanti, disponendosi in linea, che doveva essere profonda 4 uomini, ma per coprire più spazio venne allungata, assottigliandola fino a 2 uomini. Il reggimento fece fuoco contro la cavalleria russa in avvicinamento al galoppo per 2 volte, la seconda delle quali per massimizzare l'effetto quando la cavalleria si trovava soltanto a 50 metri di distanza. Il corrispondente del Times, William Russell, dichiarò che dalla sua posizione poteva vedere soltanto un sottile nastro rosso da cui spuntavano punte d'acciaio, che venne poi riassunto nel gergo popolare in la sottile linea rossa, che divenne un sinonimo per evidenziare i nervi saldi e il sangue freddo dei soldati britannici. Altro avvenimento noto fu la carica dei 600, un attacco scoordinato della cavalleria britannica alle postazioni russe, portato avanti in seguito a incomprensioni nella linea di comando e che riuscì effettivamente ad ingaggiare le forze russe, ma che dovette poi ritirarsi con pesanti perdite. L'azione fu così convulsa, ma contemporaneamente audace, che pare che i russi pensassero che i britannici fossero ubriachi, e spinse il maresciallo di Francia Pierre Bousquet a dichiarare: "È magnifico, ma questa non è guerra, è follia". La battaglia ebbe comunque esito inconcludente, entrambi gli schieramenti rimasero sulle proprie postazioni e un secondo tentativo russo di respingere gli alleati nella località di Inkerman fallì, lasciando questi ultimi liberi di proseguire l'assedio di Sebastopoli, che dall'ottobre 1854 iniziò ad essere bombardata per indebolirne le difese. A questo punto entra prepotentemente in scena la diplomazia internazionale e il primo protagonista è l'impero austriaco, o per semplicità Austria. Nell'aprile 1854 il ministro austriaco Karl Ferdinand von Wall firmò un'alleanza con la Prussia, dichiarando che un'entrata in guerra dell'Austria, non a fianco dei russi, ma degli alleati, era imminente, e preparò una serie di condizioni che l'impero russo doveva accettare per intavolare le trattative di pace. Nel frattempo gli alleati stavano lavorando febbrilmente per evitare che il grande esercito russo potesse ammassarsi tutto in uno stesso punto, portando avanti quindi azioni di disturbo nel Mar Baltico e addirittura nell'Oceano Pacifico settentrionale. Portare dalla loro parte l'Austria o la Prussia sarebbe stata la chiave di volta, perché nei loro territori sarebbe stato possibile lanciare un'offensiva davvero efficace contro i russi. Anche la sola minaccia che l'Austria sarebbe potuta intervenire era sufficiente per mantenere una parte dell'esercito russo fermo in Galizia, e gli alleati non volevano che si muovesse da lì. D'altra parte, di fronte alla possibilità di un attacco diretto, l'Austria tentennava, in parte probabilmente per via della Santa Alleanza che la legava all'impero russo, e in parte era anche preoccupata dal fatto che, mobilitando il proprio esercito verso est, qualcuno ne avrebbe potuto approfittare a ovest. Quel qualcuno era il Regno di Sardegna, chiamato anche Regno Sabaudo o Piemonte, che aveva già combattuto una guerra, la prima guerra d'indipendenza, contro il Regno Lombardo-Veneto, controllato dall'impero austriaco nel 1848-49 e conclusasi senza nessuna modifica territoriale.
La Francia si impegnò a garantire il mancato intervento piemontese a ovest nel caso in cui l'impero austriaco avesse dichiarato guerra a quello russo, ma di fronte ai continui tentennamenti austriaci, gli alleati si rivolsero direttamente al Regno di Sardegna. Il re Vittorio Emanuele II e il presidente del Consiglio dei Ministri, Camillo Benso, conte di Cavour, erano per l'accettazione immediata. Di diverso avviso erano il ministro degli esteri da Bormida e parte del Parlamento, che vedevano questa guerra come lontana ed estranea agli interessi piemontesi. Ma quello che avevano fatto il re e Cavour era un calcolo politico. Dopo la prima guerra d'indipendenza risultò chiaro che il Regno di Sardegna non sarebbe mai stato in grado di portare a termine il progetto dell'unificazione italiana senza l'aiuto di una potenza europea. Questa potenza poteva benissimo essere la Francia, ma se l'impero austriaco avesse ceduto alle pressioni francesi e dichiarato guerra ai russi, il risultato sarebbe stato un avvicinamento diplomatico tra la Francia e l'impero austriaco ai danni del Regno di Sardegna. Questo non doveva assolutamente succedere e l'unico modo per evitarlo era accettare la richiesta d'aiuto alleata e inviare dei soldati in Crimea. Inoltre Cavour sapeva benissimo che in caso di vittoria alleata il piccolo Regno di Sardegna si sarebbe potuto sedere al tavolo dei vincitori nelle trattative di pace ed eventualmente avanzare delle pretese. Sentendosi minacciato e sotto pressione, da Bormida si dimise, Cavour assunse anche le funzioni di ministro degli esteri e inviò 18.000 soldati, un terzo dell'esercito del Regno di Sardegna, al comando del generale Alfonso La Marmora in Crimea. Il corpo di spedizione arrivò a Balaclava nel maggio 1855. Nel frattempo, il 2 marzo, era morto lo zar Nicola I, e succedette il figlio Alessandro II, che optò per continuare la guerra. Intanto l'assedio di Balaclava proseguiva e tra il marzo e il giugno del 55 a Vienna si cercò di intavolare delle trattative di pace. Gli alleati cercavano di limitare la presenza navale russa nel Mar Nero, di fatto tagliandola fuori dal commercio. L'Austria tentò di mediare bilanciando un'equivalente forza navale alleata, ma le trattative non arrivarono da nessuna parte. La posizione alleata a Sebastopoli intanto si faceva difficile. Il colera si diffondeva a macchia d'olio. Vennero colpiti migliaia di soldati, tra cui Alessandro La Marmora, fratello di Alfonso, il comandante delle forze piemontesi, e Lord Raglan, comandante delle forze britanniche, ed entrambi morirono. I russi tentarono nuovamente di rompere l'accerchiamento della città con un'offensiva lungo il fiume Cernaia, fallendo. Trovandosi alle strette, gli alleati continuarono il bombardamento su Sebastopoli, che nel settembre 55 contava 180 cannoni britannici e quasi 600 francesi, e lanciarono l'assalto finale al prezzo di migliaia di morti da entrambe le parti. Sebastopoli cadde il 9 settembre 1855. La caduta della città però non provocò l'immediata cessazione delle ostilità. Si arrivò ad una situazione in cui i russi, seppure in svantaggio ma non totalmente sconfitti, non riuscivano a passare al contrattacco e gli alleati, anche se in vantaggio, non riuscivano a cogliere una vittoria definitiva. A sbloccare la situazione arrivò, meglio tardi che mai, a dicembre un ultimatum dell'impero austriaco a quello russo, che sentendosi accerchiato e tradito dall'Austria, chiese l'armistizio e accettò l'inizio delle trattative di pace, che vennero intavolate nel febbraio 1856 a Parigi. Il congresso di Parigi, da cui scaturì poi l'omonimo trattato, iniziò i lavori il 25 febbraio 1856. Vi parteciparono tutti gli stati belligeranti, compreso il Regno di Sardegna e l'impero austriaco, anche se aveva partecipato molto marginalmente, e la Prussia, che si unì in un secondo momento. Presiedeva il congresso il ministro degli esteri francese Alexandre Walewski, figlio naturale ma illegittimo di Napoleone Bonaparte e della contessa austriaca Maria Walewska, che era quindi imparentato con lo stesso Napoleone III, che era nipote di Napoleone Bonaparte. In questo quadro dell'artista francese Edouard Louis Dufoubre possiamo vedere alcuni dei delegati che abbiamo nominato in questi due episodi: Cavour, Buol e Walewski.
I lavori si concentrarono su quattro punti chiave che l'impero austriaco aveva già sottoposto a quello russo nel 1954, relativi alla protezione dei principati di Moldavia e Valacchia, la libera navigazione sul Danubio, la restrizione alla presenza di navi militari nel Mar Nero e alla rinuncia da parte dello zar del ruolo di protettore dei cristiani ortodossi residenti nell'impero ottomano. L'Austria mirava ai principati di Moldavia e Valacchia, ma la loro annessione, o almeno controllo, da parte degli austriaci vide la forte opposizione di Francia e Regno Unito, sobillati da Cavour, che vedeva con grande preoccupazione l'eventuale estendersi dei domini austriaci da Milano, tramite il Regno Lombardo-Veneto, fino al Mar Nero, e propose di insediare nei principati i duchi di Modena e di Parma e di annettere i rispettivi ducati al Regno di Sardegna. Napoleone III modificò questo progetto proponendo di insediare nei principati di Moldavia e Valacchia il duca di Modena Francesco V d'Austria Este, di spostare la duchessa Maria Luisa di Borbone dal ducato di Parma a quello di Modena e di annettere il ducato di Parma al Regno di Sardegna. Questa mossa non piacque neanche un po' al ministro austriaco Buol, perché il duca di Modena, Francesco V, era filo austriaco, quindi spostarlo in un'altra zona significava perdere un importante alleato nella penisola italiana. Non erano d'accordo neanche l'impero ottomano e il Regno Unito, desiderosi di mantenere l'integrità dell'impero ottomano, quindi la proposta venne scartata e i principati vennero lasciati sotto la formale autorità dell'impero ottomano, ma sotto la protezione congiunta delle potenze vincitrici, e venne deciso di stabilire in seguito la volontà delle popolazioni interessate. Soltanto 3 anni dopo venne eletto come principe regnante Alexandru Ioan Cruța e costituiti i Principati Uniti di Moldavia e Valacchia, conosciuto anche come Principato di Romania, che divenne indipendente dall'Impero Ottomano nel 1878 e nell'81 venne costituito il Regno di Romania, che dopo tante vicissitudini darà vita agli odierni Romania e Moldavia e a piccole parti di altri stati balcanici. Per garantire la libera navigazione sul Danubio venne allontanato l'impero russo dalla zona, facendogli cedere la Bessarabia, che venne annessa alla Moldavia. Il Mar Nero venne smilitarizzato, nel senso che venne garantita la libera circolazione di navi mercantili, ma non di quelle militari, e il sultano si impegnò a migliorare le condizioni dei propri sudditi di qualunque religione, di fatto ponendo fine alla necessità che qualcuno dall'esterno dovesse proteggere i membri di una certa fede. Cavour quindi non riuscì a portare a casa acquisizioni territoriali, ma il Regno di Sardegna colse comunque un importante successo. Partecipando alle trattative di pace dalla parte dei vincitori, ebbe l'occasione di mettere sul tavolo anche la questione italiana, che possiamo definire come la necessità di varie frange di popolazioni, di stati pre-unitari, di avere un'Italia unita, con un governo unico, centrale, che poteva avere maggiore peso nello scacchiere europeo. Il Regno di Sardegna voleva porsi come entità statale in grado di portare avanti questo progetto di unificazione, cercare l'appoggio di un'altra potenza europea, denunciare il malgoverno dei Borbone nel Regno delle Due Sicilie e l'occupazione dell'impero austriaco del Regno Lombardo-Veneto. E con grande disappunto dei delegati austriaci, Cavour fa tutto questo. Per la prima volta viene posta all'attenzione ufficialmente delle grandi potenze europee la questione italiana. Di fatto l'intervento del Regno di Sardegna nella guerra di Crimea consentì di gettare le basi dell'alleanza franco-piemontese che sarà determinante nella seconda guerra d'indipendenza contro l'impero austriaco e quindi fondamentale anche per la stessa unificazione italiana. D'altra parte l'impero austriaco, che aveva sì aiutato a porre fine all'ostilità con il suo ultimatum, ma di fatto non aveva compiuto nessuna azione militare rilevante, si trovò isolato diplomaticamente e si incrinò anche la tradizionale alleanza tra impero austriaco e russo, soprattutto considerando che quest'ultimo aveva aiutato l'alleato austriaco in modo determinante durante la rivoluzione ungherese del 1848, aiuto che invece non darà durante la seconda guerra d'indipendenza italiana nel 1859 e durante la guerra austro-prussiana nel 1866, che per gli italiani fu la terza guerra d'indipendenza.
Il congresso di Parigi ebbe come risultato di base un notevole rafforzamento del secondo impero francese ai danni di quello russo, ma non aiutò in gran modo a risolvere la questione principale che aveva scatenato questo conflitto, che era la questione d'Oriente, di cui si parla nella prima parte di questo episodio. Ma il vero nemico di questa guerra fu il colera. I dati relativi ai caduti cambiano a seconda delle fonti, ma per dare un'idea delle proporzioni, il corpo di spedizione del Regno di Sardegna contò poche decine di morti in combattimento e svariate migliaia per malattia. E per quanto riguarda le altre forze in campo, i numeri aumentano sensibilmente, ma sempre con una preponderante maggioranza di caduti per malattia. Quindi la guerra non è mai piacevole da nessun punto di vista. Grazie per avermi seguito, se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale e ci vediamo la settimana prossima con un'altra storia. Ciao!